La cosa che mi ha colpito è l'uso del termine sovranista, cioè l'esaltazione del sovranismo italiano. Che cos'è il sovranismo italiano? A un certo punto lei ne parla spesso, cioè un refrain che lei dà al palco e tutti che ogni volta che lei dice sovranismo tutti applaudono, bandiere italiane, eccetera, eccetera, simboli in vergogna, ma comunque sovranismo, dopodiché lei lo declina e fa un esempio economico. Lei dice: quando noi saremo a Palazzo Chigi, noi premieremo solamente le aziende italiane sovraniste. E spiega, e dice: le aziende italiane sovraniste sono quelle che hanno solamente capitale italiano, che si trovano in Italia e che hanno dipendenti solamente italiani, cioè nessuna. Cioè, non so, il mondo della moda, il mondo del food, nessuno. Un modo allora, per non premiare. Cioè, allora, diciamo così, c'è un problema, secondo me, di consapevolezza del mondo nel quale noi viviamo, cioè che è un mondo interconnesso, dove le identità si sovrappongono, dove i mercati si sovrappongono. Qui c'è un problema di consapevolezza personale di come l'Italia è cambiata in questi anni. E poi la realtà vera è c'è un'idea dell'Italia appunto sovranista, cioè l'Italia sopra a tutti. Mentre invece noi sappiamo che quello che sta succedendo è che sta nascendo un'Europa più integrata, dove la vera scommessa è avere un'Europa più sovrana, cioè un'Europa che sia in grado di funzionare all'unisono su temi importanti come la politica di sicurezza, la politica economica, che voti a maggioranza su temi come l'immigrazione, cioè un'Europa che sia protagonista. Ecco, io credo che dietro a questi errori ci sia un problema culturale profondo. L'idea che l'Italia possa fare da sola, mentre invece l'esperienza di tutti noi è che il nostro interesse di cittadini italiani è di avere di un'Europa più forte e coesa. Volevo ricordare a un codicillo, si è arrivati al ridicolo di denominare il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, cioè una cosa che non vuol dire niente. Cioè, hai ragione, è un problema culturale. Io credo però che la Meloni, che siccome è intelligente, ambiziosa e vuole andare avanti, se ne sia resa conto che il piccolo mondo di Colle Oppio, dove si è formata con i camerati là sotto che gridavano eia eia la la, è un piccolo mondo che non conta niente, e lei vorrebbe affrancarsi da questi che la tirano da tutte le parti, solo che è pericoloso, perché il suo nemico non è Elie Schlein, il suo nemico è Salvini, è questo che le impedisce di fare quel passo. È così, e per questo sarà interessante vedere assieme a tutti voi quanto avverrà dopo le elezioni europee. Perché dopo le elezioni europee il Parlamento europeo dovrà votare la fiducia al nuovo Presidente della Commissione. Allora, il punto è che ci sarà come sempre una coalizione con popolari, socialisti, verdi e liberali che indicheranno un candidato, e a quel punto la Meloni dovrà scegliere votare questo candidato o non votarlo. Noi già sappiamo che l'ultradestra di Salvini non lo voterà perché non crede nella costruzione europea. Ma Giorgia Meloni con i suoi eurodeputati di Fratelli d'Italia cosa farà? Voterà per il nuovo Presidente della Commissione rompendo con Salvini o non lo voterà rompendo con l'Europa?